abbiamo deciso di fondare un movimento apartitico, Studenti per Draghi. Mediumic.com, io sono Chiara Filippa, qui con me oggi c'è Kevin Pimpinella, fondatore del movimento apartitico Studenti per Draghi. Abbiamo deciso di fondare un movimento apartitico, Studenti per Draghi. Mettiamo insieme tutti i giovani all'interno di un movimento con una figura da supportare, quale quella del Presidente del Consiglio. Siamo tutti ragazzi e ragazze che crediamo in un futuro diverso, ma vogliamo incidere su quello che è il presente. Mario Draghi ha sempre messo al centro dell'agenda il tema dei giovani, sempre, da Presidente della BCE, nel discorso al meeting di Rimini, ma anche nella fiducia al governo. Ha sempre parlato dei giovani, dell'importanza di questo tema. Sempre più spesso le classi politiche hanno dimenticato questo tema e questo argomento. È necessario riportarlo al centro dell'agenda politica. Ecco, ma nell'attuale situazione coronavirus, vaccini, recovery, crisi economica, quale dovrebbe essere il ruolo di Mario Draghi? Qual è la chiave di lettura dell'iter sanitario della sua azione politica? Mario Draghi è una figura istituzionale, una figura al di là delle parti, una figura che quindi può incidere profondamente su questo paese. È necessario fare delle riforme. Oggi nel paese non si fanno più riforme perché si è collegati a quello che è un consenso elettorale di partito. È necessario che una figura estranea alle parti intervenga e ponga in essere un'azione di riforma, una riforma organica, dalla pubblica amministrazione alla riforma della formazione. È necessario cambiare perché oggi sempre più spesso sono tanti ragazzi che non riescono a entrare nel mondo lavorativo, non vi è incrocio tra quella che è l'offerta e la domanda. E voi come gruppo invece, cosa state facendo attivamente per sostenere il nuovo Presidente del Consiglio? Qual è la vostra attività a questo proposito? Siamo un gruppo, come detto prima, nato da pochissimo, ma già ci stiamo organizzando e ci stiamo strutturando. Non siamo un gruppo di fanatici, siamo ragazzi e ragazze che vogliono contribuire realmente a quello che è il futuro del paese. A tal proposito ci stiamo organizzando in tavoli tematici, ci siamo divisi in team, c'è il team ambiente con ragazzi che studiano geologia, ingegneria energetica, ma anche ragazzi di economia che hanno a cuore il tema dell'economia circolare. Abbiamo anche il team della sanità, il team della formazione, il team dello sviluppo del meridione. Perché a tuo avviso, e poi potrei riportare anche magari l'opinione dei tuoi colleghi, c'è bisogno di una figura esterna e non interna? Oggi è necessario fare delle riforme, non si può più guardare la bandierina del partito. Guardiamo ad un'azione di riforma, guardiamo ad un'azione di cambiamento. E questo è possibile solo con una figura estranea alle parti, perché le riforme sono costose in termini elettorali, sono misure dure che il Paese deve dunque affrontare.